caso perché aveva, che raccontasse perché ha accettato di scrivere questo libro e che cosa gli era stato chiesto, che cosa voleva l'editore. Pensavo fosse decisamente semplice, fosse un argomento di facile scrittura e potessi affrontarlo, almeno così mi era stato detto, abbastanza alla leggera. Mi era stato detto e mi era stato insegnato a scuola che in fondo la storia della mia isola non era nulla di che, e quindi di conseguenza io mi sono detto va bene, affrontiamo in modo abbastanza modesto appunto la modestia della storia di questa isola, in più metterò dei miei sentimenti personali e questo sarà senz'altro solo un altro dei miei tanti lavori che ho compiuto fino a questo momento. Di fatto invece, andando più in profondità, ho scoperto che c'era molta storia e quindi era vero il contrario rispetto a quello che mi era stato insegnato o quello che mi era stato detto a scuola, e che anzi la storia di quest'isola era una storia terribile, e quindi contrariamente a quello che c'era sempre stato detto, noi, ce l'ha stato detto da bambini a scuola, eravamo fortunati perché sulla nostra isola Trinidad non c'era mai stata la schiavitù. Invece scoprii che era vero il contrario. E quindi diciamo, partendo da questo libro che mi era stato commissionato e che pensavo fosse davvero un'impresa facile, sia dal punto di vista della scrittura che dal punto di vista del lavoro, invece mi ci sono voluti 2-3 anni di studio e di preparazione davvero molto molto intense. Continuo su questa... Faccio una seconda domanda su questo tema, perché la cosa che in questa introduzione di Naipaul a questo libro colpisce, perché lui dice cose che non dice nel caso dei libri in teoria molto più difficili, non so, i viaggi sul lungo viaggio nel fondamentalismo islamico, ad esempio, con un libro che certamente non è stato, sono due libri, facile scrivere e in contesti molto complicati, ha viaggiato, ha visto posti, ha parlato con persone in un clima certo non amichevole, insomma con persone non propriamente disposte a parlare di un argomento che allora, anche oggi, ma insomma era incandescente, eccetera, eccetera. Ma in quel caso, come in caso di altri libri di Naipaul, che non ha mai frequentato situazioni semplici o diciamo va tranquillo. Invece in questo, che è un libro nato da ricerche essenzialmente da storia personale, ma poi da ricerche di biblioteca, essenzialmente di materiali, lui insiste nel dire più volte in queste due pagine che è stata un'esperienza spaventosa, che lo ha segnato, che lo ha, insomma, insiste molto in questo punto. Quindi vorrei chiedergli un pochino più in dettaglio che cosa della sua isola ha imparato che non sapesse, pur essendoci vissuto, pur essendoci nato e avendoci vissuto a lungo e avendo già cominciato, quando ha scritto questo libro, a raccontarlo in romanzi molto, molto potenti e molto, molto importanti.
che cosa ha scoperto durante questa... questa... Well, what I discovered is in the book. Ecco, quello che ho scoperto, leggetelo, è nel libro. Prendiamo per esempio le idee, per così dire, tra virgolette, economiche. Certamente tutti sapevano di poter fare molti soldi coltivando la canna da zucchero, le altre coltivazioni, gli altri prodotti che venivano esportati da un'isola come Trinidad in quel periodo. Però c'era anche l'orribile realtà della schiavitù. Sulla schiavitù non si può dire nulla, perché è un fenomeno talmente tremendo. E vi faccio un esempio: c'è uno dei personaggi nel libro, che è un signore inglese, apparentemente un buon uomo, che però dice questo, dice: quando frusti i tuoi schiavi non li devi frustare con troppa violenza, li devi frustare sì, ma cerca di frustarli delicatamente. Ecco, e questo dice tutto. Più di qualcuno ricordava con grande energia l'esperienza di Roman Polanski, attore, e mi piacerebbe che tornasse su una pura formalità e su quell'esperienza. Una pura formalità è un film particolare all'interno della mia filmografia. È l'unico dei film che io ho fatto ad essere nato, come dire, di colpo. Fu un'idea, avuta l'idea, ho fatto subito il film, mentre in genere tutti gli altri miei film hanno sempre avuto una lunghissima incubazione, che è un po' il mio metodo tradizionale di lavorare. Invece quello fu un'intuizione che mi sembrò, per me, folgorante, e quindi decisi che non avrei dovuto attendere e realizzare il film immediatamente. E già nella prima fase, quando già stavo cominciando a elaborare la storia, mi ero già persuaso dell'idea di affidare i due ruoli principali a Gérard Depardieu e Roman Polanski. Fu proprio un'idea chiara sin dall'inizio. Non solo, mi convinsi talmente tanto che solo loro due sarebbero potuti essere gli attori adatti al film, che cercai di proporre loro il film prima ancora di scriverlo praticamente. Allora, prima incontrai, grazie a un produttore francese, amico mio, che coprodusse il film e con il quale avevo già fatto altri due film prima, grazie a questo produttore incontrai per primo Depardieu, gli raccontai il film e lui accettò subito. Firmò anzi il contratto senza ancora aver letto la sceneggiatura, solo sul racconto. Pochissimi giorni dopo incontrai invece Polanski, stessa cosa, gli raccontai il film. Roman alla fine mi disse: di chi è l'idea di offrire a me il ruolo? E io dissi: mia. Ci pensò su e mi disse, eravamo a pranzo a Parigi, mi disse: dammi 24 ore di tempo e ti darò la risposta. E disse: vabbè, legittimo, era giusto chiedere una cosa del genere. Lui alla 24esima ora chiamò e disse: faccio il film. E fece il film. Poi un giorno, durante le riprese, ci eravamo conosciuti ovviamente un po' di più, avevamo già lavorato insieme, un giorno io gli dissi: ma all'epoca, quando io ti ho raccontato il film e mi hai chiesto 24 ore di tempo, che hai fatto in quelle 24 ore di tempo? E lui mi disse: ho cercato Depardieu per sapere se era vero che avesse accettato di fare il film senza leggere la sceneggiatura. Quando stanno tutti bene, è un film curioso perché è il mio film subito dopo l'Oscar, ma in realtà il film nasce prima dell'Oscar. Il film nasce durante il periodo
di totale insuccesso di Nuovo Cinema Paradiso, perché quel film quando uscì andò malissimo, e stando tutti bene nasce in quella fase lì, anzi credo che sia stato molto condizionato da quel momento di grande tristezza, però poi ha avuto l'avventura di essere il film dopo il trionfo dell'Oscar, e un po' questo depistò il pubblico di Nuovo Cinema Paradiso, perché era un film molto serio, molto scuro, scuro oltretutto il cognome del protagonista, si chiamava nel film Matteo Scuro, interpretato da Mastroianni. Quindi la scrittura nasce in quella fase lì. Invece il film, produttivamente parlando, viene messo in piedi un po' nella fase in cui il Nuovo Cinema Paradiso comincia a risuscitare. E il produttore Angelo Rizzoli mi disse, io avevo in mente in realtà di far fare il film a un attore sconosciuto, sognavo di farlo con un anziano, e lui mi disse, ma perché non un attore importante? La mia gente di quel periodo era la stessa gente di Mastroianni, mi disse guarda Marcello ti vorrebbe incontrare. Lo incontrai, lesse il copione, si entusiasmò e mi disse, sai, io per tutta la vita mi hanno sempre fatto fare un Latin Lover, lo sciupa femmine in qualche modo, io adesso ho una certa età, mi piacerebbe fare il padre, il nonno, insomma un ruolo, una prospettiva che mi piace. Forse lui capì che io all'inizio, naturalmente l'idea di fare un film con lui mi entusiasmava, però lui era un uomo intelligente, capiva che la mia idea non era lui, e che quindi dovevo arrivare. E lui mi disse, se tu vuoi io sono pronto a fare dei provini, delle prove, quello che vuoi tu. E io gli dissi, guarda, facciamo delle prove, mettiamo in piedi il personaggio. Allora, siamo stati insieme 2 o 3 giorni a studiare i capelli, a studiare dei costumi, delle cose. Allora, mi ricordo che gli feci decolorare i capelli, quindi gli facevano diventare i capelli quasi tutti bianchi. E a un certo punto, così ispirandomi a delle figure che avevo incontrato nella mia vita, gli metto degli occhiali. Sapete quegli occhiali che sembrano dei fondi di bottiglia, che ingrandiscono tanto gli occhi delle persone? Era un'immagine bellissima, questo Marcello con questi occhi immensi, ma lui non vedeva niente, perché con una gradazione eccessiva, non riusciva quasi neanche a camminare, però era bellissimo. Io lo fotografai, gli feci vedere le fotografie con un cappello. A lui piacque molto, e devo dire anche molto a me. Ecco, da quelle 3 giornate mi convinsi e nacque anche il nostro rapporto di lavoro, e il film lo fece lui. E lui girò tutto il film con questi occhiali, per cui camminava brancolando, non vedeva dove mettere i piedi. Mi aveva solo chiesto per le inquadrature in cui lui era a figura intera, quindi nei totali, in cui non lo si individuava bene in viso, un doppio occhiale con delle gradazioni un po' più abbordabili, per cui lui potesse vedere dove mettere i piedi. Ecco, quella fu una lavorazione molto divertente, perché Marcello era un uomo molto spiritoso, molto divertente e molto generoso, e secondo me fu una bellissima performance. Poi il film, un po' perché era un film troppo scuro, molti non gradirono questa manipolazione del suo viso, per cui avevo messo questi occhialoni, gli avevo fatto un dente di ferro bianco come si faceva una volta, insomma il film non ebbe un grandissimo successo, non andò male ma non andò bene. Poi è stato amato dopo, anni dopo. Poi è stato fatto anche un remake americano con Robert De Niro nei panni di Mastroianni. Però era una storia che a me piaceva e che in quel momento mi corrispondeva in qualche modo, quindi non,
non sono pentito di averlo fatto. E credo che l'applauso vada anche immancabilmente a, a Marcello Mastroianni. A Collisioni 2013 anche Benny Moschini con questo sottofondo blues che ben si addice anche credo al tuo repertorio, anche se tu fai funky blues. Faccio funky blues rock e adoro il blues, assolutamente sì. Quindi questa sera avremo anche modo di ascoltare la tua musica dopo Gianna Nannini e prima di Elio Le Storie Tese. Sì, esatto, nella sezione del palco giallo faremo un acustico dove c'è, ci sono io e il mio chitarrista e proporremo una versione bossa nova blues dei pezzi che in verità del mio album sono rock. E quindi una formazione soltanto di due musicisti, voce e chitarra. Un acustico esclusivo, sì, esatto. E a quanto ammonta attualmente la tua produzione discografica? La mia produzione discografica sta andando veramente forte. E il singolo che è uscito ha superato già le 700.000 visualizzazioni. Stiamo lavorando benissimo grazie alla San Luca Sound e all'altoparlante come promozione discografica. L'album uscirà a settembre e ci aspettiamo grandi cose. Allora appuntamento questa sera, avremo modo di apprezzare la tua musica, in bocca al lupo. Crepi, ore 22:30, zona gialla, quando la Nannini finisce. Grazie. Grazie a voi. Ciao Giuliano San Giorgi, a Collisioni 2013, ma lo spacciatore di carne è, come dire, meglio che essere spacciatore di droga? No, assolutamente niente è meglio di niente, è uno spazio, bisogna il concetto. Romanzo, non ha, in realtà è un titolo che non è solo simbolico all'interno del romanzo, per chi lo legge, per chi lo ha letto, saprà che non è soltanto un'immagine metaforica, ma esiste veramente un momento in cui il protagonista arriva per un eccesso di poca lucidità a creare delle banconote di carne, ma questo è soltanto il risultato finale di una storia d'amore, di follia, anche di rapporti conflittuali con una vecchia generazione, insomma è un po' da leggere, però sicuramente vuole raccontare di come a volte i gesti dei grandi si ripercuotano comunque nelle vite dei piccoli o nelle vite delle nuove generazioni, un po' quindi si dovrebbe sentire la responsabilità di questi gesti, però da un altro punto di vista in qualche modo sono anche delle relazioni con tutto il resto del mondo molto forti. Un romanzo ad ampio respiro, invece sul fronte musicale come stanno andando le cose? Bene, benino, ci vediamo a San Siro per qualche ora. Direi va bene. Quindi sei di corsa, insomma. Sì, esatto. Appena finito a Collisioni già salti in macchina e raggiungi Milano. Cominciamo già le prove per il 13 luglio. Come si chiama il tour? Bah, una storia semplice tour, Negramaro negli stadi. Ok, in bocca al lupo, ciao. Sì, ciao. L'universo sia infinito, infinito nel tempo e nello spazio, cioè sia sempre esistito, sempre esisterà e non ha confini in tutto ciò che esiste. E non è dimostrabile, non lo sappiamo, se l'universo è finito o infinito, però se fosse infinito sarebbe tanto più semplice. Non ci dovremmo domandare e cosa c'era prima e cosa ci sarà dopo e cosa c'era fuori. Revelli, Margherita Hack, che purtroppo ci ha lasciato recentemente, è stata un grande esempio di laicità. In sintesi, come potremmo definirlo questo suo modo di essere laica? Era uno stile di comportamento più che un'opzione pubblica, men che meno politica. La sua era una morale privata, se vogliamo. Legata alla sua concezione del rapporto tra scienza e vita e alla sua concezione del sapere scientifico. Se noi ascoltiamo le sue interviste o leggiamo le sue dichiarazioni, i suoi testi, scopriamo che una straordinaria onestà nel dichiarare i limiti del sapere.
Era una grande atea, ma allo stesso tempo in un certo senso sapeva dialogare con la religione, ricordando un passo del Vangelo che però sembra culturalmente appartenere a tutte le religioni. Sì, il fondamento della sua morale era il principio non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, che effettivamente c'è una straordinaria assonanza tra questi principi affermati da Margherita Hack e la riflessione che un filosofo politico, morale come Norberto Bobbio ha fatto sul tema, anche lui un grande laico, anche lui un laico e non un laicista potremmo dire, e anch'egli convinto che possa esistere una morale anche senza un rapporto col divino, contrariamente a quanto afferma la dottrina della Chiesa, che dice al di fuori del rapporto con Dio, al di fuori della religione, c'è solo il relativismo etico. Non è così. I fondamenti razionalistici della morale affondano esattamente in quel principio di cui parlavamo prima, che è comune a tutte le religioni e a tutte le etiche non religiose, che si sia cattolici, protestanti, ortodossi, islamici, induisti. È un'esigenza umana. Il principio è quello, il principio è quello. E queste figure non solo l'hanno proclamato, ma l'hanno testimoniato col proprio comportamento. Se noi guardiamo la quantità di credenti che hanno costruito una, due, tre, quattro famiglie e la laica Margherita Hack che ha vissuto 70 anni con lo stesso compagno, senza vincoli divini, in base a una scelta tutta umana. Se noi pensiamo all'immoralismo di tanti finti credenti e pensiamo al rigore invece nel comportamento morale, lasciatemelo dire, era istintivamente ostile a Berlusconi e al berlusconismo, perché se avvertiva in quel comportamento tutta l'immoralismo dei falsi conformisti. Ed ebbe anche il coraggio di rivolgersi a lui con parole tutt'altro che equivoche in una sua missiva con la quale si rivolgeva direttamente al Presidente del Consiglio, al Cavaliere. Una lettera dell'ottobre del 2009, quando maturò la cacciata degli oppositori interni, scrisse una lettera di 10 righe durissima sul tema della giustizia e della morale. La laicità accompagnata però anche da un grande senso di tolleranza e dunque, perché no, un elogio della mitezza, per dirla con Norberto Bobbio. Beh, le radici della vera laicità stanno nella tolleranza. Il timore dei grandi laici nei confronti delle religioni è che queste trascinino con sé l'intolleranza, lo spirito di crociata, il desiderio di costringere gli altri ad essere nel giusto e nel vero come ritengono di essere loro, l'assenza appunto di quella mitezza che consiste, lo dice Bobbio, nel lasciare che gli altri siano quello che sono, non pretendere di trasformarli in qualcosa di simile a noi. Quindi un grande principio democratico, evidentemente. Grande principio di tolleranza e di democrazia. Grazie, professore. Ho vinto la cattedra d'astronomia a Trieste. Era marzo, era una giornata splendida, luminosa,
e mi ricordo lo spettacolo di questa costiera, la strada che correva lungo il mare e c'era il verde degli alberi, l'azzurro del cielo e del mare, era una cosa di stupendo, una luce straordinaria. Possibile. In fondo arriveranno altri politici per vedere le cose possibili, quindi è molto più divertente vedere le cose di immaginazione. Allora, sono per l'eliminazione della televisione perché la televisione uccide l'immaginazione. Ci sediamo davanti alla televisione e ci accechiamo e qualcun altro guarda per noi. E siamo d'accordo con qualcun altro che guarda per noi quando la pensa più o meno come noi. Chi è veramente fortunato si addormenta davanti alla televisione. Oliviero Toscani, addirittura abolire la televisione, ma pensi quanta gente senza lavoro. Bene, un piatto di minestra a casa mia ce l'avranno sempre. Molto ospitale, grazie. Chi non ha mai sentito questo? Mi sento ipnotizzato quando guardo la televisione. Sento che mi sta facendo il lavaggio del cervello. La televisione mi droga e mi ipnotizza. La televisione è una dipendenza e io ne sono succube. I miei figli sembrano degli zombie, non solamente i miei figli, ma anche la mamma e il papà, quando guardano la televisione. La mamma in cucina e il papà sul divano, il figlio in camera da letto. La televisione sta distruggendo il mio cervello. La televisione mi ristupidisce. Quando la televisione è accesa non posso fare a meno di guardarla. La televisione sta colonizzando il mio cervello, non vorrei guardarla così tanto, ma non ci posso fare niente, mi sforzo a guardarla. Quando guardo la televisione sono annoiato e allo stesso tempo ossessionato. Odio cosa sto guardando, ma continuo a guardarlo. Allora, quello è quello che è successo a noi italiani, che siamo diventati un popolo di teleidioti. Tutto passa attraverso la televisione. In Parlamento non vanno più i politici, passano in televisione. Ma di cosa? Secondo me cosa sta succedendo con questa televisione? Un pubblico di un calore straordinario, mi sembrava di stare a casa qui, quindi bello, che ti posso dire, grande empatia, devo firmare le copie, sennò guarda, cioè, quando hai scritto il libro immaginavi che saresti arrivata al Parlamento italiano, addirittura al Parlamento europeo? No, assolutamente. Però è una grande conquista perché sei riuscita a sensibilizzare addirittura tutto un continente. No, adesso non esageriamo, che ci sono un sacco di donne che fanno. Ho cercato di dare voce a chi fa un lavoro nell'ombra, oscuro, che difficilmente viene visto, e allora grazie alla notorietà e insomma forse alla magia a volte della scrittura, che neanche uno si rende conto. Gli uomini come l'hanno presa? Ma devo dire molto bene, perché secondo me loro non vedono l'ora di vivere una vita anche loro felici con noi. È una cosa che appunto, come ho già detto e ripetuto tante volte anche questa sera, è una battaglia che solo insieme si può combattere. Io appunto amo gli uomini e penso che devono semplicemente farsi carico anche loro di questo problema. È un problema che sta crescendo oppure c'è una maggiore sensibilità da parte dell'opinione pubblica? Che non è diminuito, questo è terribile, dalle prime del Novecento a oggi è identico, sono diminuiti le morti per
assassino di uomo a uomo e sono rimaste costanti, quindi pensate. Però adesso se ne parla di più, per fortuna, perché c'è una maggiore sensibilità grazie a tantissime cose, anche un pochino al macello che stiamo facendo. Noi siamo sempre stati di sinistra. Mio nonno era partigiano e ha conosciuto i fratelli Scelbi. La suocera l'hanno deportata nei campi di concentramento insieme ai genitori proprio durante l'ultimo rastrellamento. Ancora più giorni che ce l'avrebbe fatta. Ma il confine tra dannazione e salvezza è una linea così sottile che anch'io me la sono persa. Ci potevo salvare. Non se l'aspettavo che sarebbe andata a finire così. Insieme abbiamo fatto tutte le battaglie. Io e Mario, intendo, il mio compagno. Tutte le lotte delle giuste. Il divorzio, l'aborto, il referendum. Ci siamo fatti picchetti contro la chiusura della fabbrica, anche sotto la neve. E io sono molto freddolosa. Ma la passione politica, si sa, scalda il cuore. Scendevamo in piazza convinti e contenti. La violenza vera, sono fame e guerra, portate dai potenti della terra. Poi a casa, però, c'era sempre qualcosa che non andava. Non eravamo sposati, ma il Mario mi menava proprio come fosse suo moglie. Uguale. Avevamo scelto la convivenza e la libertà. La sua è la libertà, perché la mia strada era stretta e piena di ostacoli. Chissà se Nilde e Palmiro dentro le mura di casa non applicavano questo comunista, questo comunismo della Guardia Rossa che parte la riscossa. Noi, anche se avevamo il ritratto di Togliatti sul pomò, sembravamo uguali a quegli altri, i nostri vicini alla cascina, pure lui sempre a urlare, a comandare, a Bacchetta, la Teresa, ma almeno sul pomò avevano il ritratto di Mussolini, c'era un senso. Incontravamo l'alimentare senza dirci niente, ma ci lanciavamo certi sguardi carichi che dicevano tutto. La Teresa è scappata col cognato, io sono rimasta. Quella sera in cucina mi ha schiacciato contro il frigo aperto che sentivo i bimbi di freddo e di paura. Mi ero scordata le birre nel cassetto dei surgelati e sono scoppiate tutte. Mi ci ha ficcato la testa per farmi vedere bene. Lo diceva sempre che le cose andavano fatte a mestiere, come voleva lui. E io non ero mai all'altezza delle sue aspettative. Avevo pure lasciato il lavoro per accontentarlo, ma non bastava mai, era un incapace, diceva, la pasticciona. Lui invece era ordinato, e qui c'è una cosa straordinaria, perché è straordinaria perché contiene a mantenere viva un'emozione, per cui lei gli dice cosa dovrò leggere, io gli dico 3-4 cose, poi le cambio, no? E lei va al manicomio. Capito? Invece a me mi piace proprio che legge quello che tu non sei preparata, capito? Perché si vuole vivere sul filo dell'emozione, quando è bravo è bravo, se la sistema. Orsetta De Rossi, a giudicare dai complimenti che ti ha fatto Serena Dandini, saresti proprio brava con questo spettacolo, come sta andando? Sta andando molto molto bene, siamo molto contente, spero che tu lo venga a vedere, non solo tu ma tutti voi. Saremo in tournée da metà ottobre fino a metà dicembre. Grazie. Grazie a te. Paola Mastrocola, per far crescere questi ragazzi bene che cosa ci vuole? Avessi la ricetta. Comunque, non lo so, un po' di verità, un po' di libri. Fermarsi un attimo a riflettere anche. E un po' di tempo, di non occupargli così tanto la vita, di lasciarli liberi, anche a far niente, anche ad annoiarsi. Senta, ci vuole anche qualche cos'altro, forse anche importante saper ridere per crescere bene. Sì, anche di... Mi riferisco alla sua associazione che così si è servita di un gioco di parole molto simpatico, perché to read in inglese significa leggere, lei ha mescolato questo con il verbo italiano ridere, quindi il senso dell'umorismo è importante però anche con la compagnia di un buon libro. Ma secondo me non si può ridere se non si sanno le cose, quindi bisogna leggere per sapere, bisogna anche fare un po' di fatica, non tutto è piacere. Grazie molte. A
Cagno Celestini, in pratica ti hanno affidato il non facile compito di inaugurare il Festival Letterario di Collisioni 2013, come ti senti? Come mi sento? No, vabbè, non è proprio un'inaugurazione, un'apertura, insomma. È... Sei il primo letterato che apre la pista, diciamo. Diciamo che beh, uno dei tanti appuntamenti che c'è in questo festival... Forse non c'era uno che si svegliava presto la mattina per arrivare a fare l'incontro alle 11:30. E com'è stato il viaggio fino qui a Barolo? Non è stato lungo perché ieri stavamo a Torino, per cui è stato un viaggio anche, diciamo breve. E più che altro io non sapevo che esisteva un posto che si chiamava Barolo come il vino. E poi ho scoperto invece che è il vino e si chiama come il paese. Però insomma... Peraltro è una campagna meravigliosa, per cui ne valsa la pena. Un bel panorama, una bella esperienza, una felice sorpresa. In questo momento che cosa stai facendo? Ultimamente mi pare che tu sia anche impegnato, abbia avuto qualche esperienza con il cinema. Io ho fatto un film 3 anni fa, adesso sto scrivendo una sceneggiatura, sto anche fermando, sto cercando insomma di fermarmi, perché poi quelli che fanno il mio lavoro spesso scrivono libri e non hanno il tempo di leggerli, non i propri, magari però quelli degli altri, fanno teatro e non hanno tempo di andare a teatro a vedere gli spettacoli degli altri, per cui sto cercando di fermarmi, questo è un impegno. Anche perché si è aggiunta la televisione con Serena Dandini, che tra l'altro questa sera sarà qui, penso vi incontrerete. Non ci incontreremo sicuramente stasera perché io domani faccio spettacolo a Bassano e stasera andiamo a montare a Bassano del Grappa? A Bassano del Grappa, infatti sì, è una strana tournée, insomma, da Barolo a Bassano del Grappa, insomma, è tipo, insomma, caffè ammazza caffè. Bene, allora in bocca al lupo e a presto. A presto, grazie. Hi, Mr. Grossman. This is not the first time for you in Italy. Are you enjoying Barolo? Of course. Can you not enjoy Barolo with all these wonderful people and food and wine and landscape? Yeah, we enjoy it very much. What do you think about this kind of Italian people that you are going to meet here, you are meeting here? I don't think of them as kind of Italians. They are people who love books, who love to read. Some of them even are gracious enough to buy and read my books, so I'm grateful. Yeah. Have a nice holiday here. Thank you, sir. Bye. I think they've got a table. Mr. McEwan, are you feeling like a star here? Oh, I'm feeling very happy and loved. What is your most beloved novel, please? Oh, Sweet Tooth. Okay. Thank you.